Pronti a fare un giro per Los Angeles? Vi porterò un po' in giro per la California, mettendo a dura prova l'FSD 12.5 di Tesla su Model 3 Performance. E per finire, un bel test drive sul Cybertruck. Non perdetevi i prossimi episodi! Ragazzi, bentornati, anche oggi nuova avventura. È giusto documentare anche questo, che penso che presto arriverà anche in Italia questa situazione, secondo me. Allora, Supercharger Hub ovviamente ce ne sono tantissimi. Questo ha più o meno sono 8 o 9 stalli e c'è la gente in fila, sta vicino a Hollywood. Praticamente c'è parecchia gente e dietro di me c'è la coda. Da notare che qua ci sono questi due stalli, che da noi vabbè sono quasi tutti per le persone disabili. Sta cosa l'ho notata in tutti gli altri supercharger. Qua in Italia mi sembra che siano tutti uguali, non è che ci siano dei posti appositi per le persone disabili. Quindi niente, adesso ci facciamo un attimo una piccola fila. Piccola, speriamo piccola. Ecco, adesso sta uscendo un'altra, una Model Y. Pure ieri invece mi aveva detto bene. Se n'era appena andato un ragazzo a quel centro commerciale dove sono stato. E quindi ho messo a caricare al volo. Anche se no, anche lì c'erano tipo 12-13 stalli, erano tutti quanti occupati. In America i supercharger ce ne sono tantissimi, però ci sono anche tantissime Tesla. Quindi diciamo che è da calcolare anche questo. La ricarica a casa rimane la cosa più adatta, secondo me. Allora, diciamo, attesa per ricaricare oggi male. Sono stato più o meno 20 minuti ad aspettare. Guardate adesso lì, questa è tutta la fila. Ci sono 1, 2, 3, 4 macchine. In più ci sono questi stalli. 2, 3, 4, 5. Questi sono tutti pieni. Penso la prima volta che mi capita una cosa di vedere una cosa del genere, ma perché da noi è meno diffusa la cosa. Però, cioè, guardate che roba la fila. E questo era il supercharger che a quest'ora mi diceva che era più libero. Però mi diceva di considerare che c'era comunque della fila. Qua ci sono altre colonnine che, delle altre marche, diciamo, che sono praticamente quasi liberi. Quindi niente, adesso facciamo un po' di rabbocco e si va. Diciamo che qua il costo un po' più altino, eh? Dici vabbè, stai a Hollywood, 0,61, sta andando anche molto molto piano. Mamma mia, che disastro oggi la ricarica male. Vedete questa cosa? Credo in Italia non ci sia, che c'è praticamente un dollaro in più se lasci la macchina oltre l'80% a caricare. E questo sicuramente lo fanno per far stare le macchine qui abbandonate a se stesse. Sempre visto stalli liberissimi, anche quando erano 4-5 così. Qua invece, ma col fatto che ragazzi anche guidando quando si va in giro, cioè, non sto esagerando, su 10 macchine 7 sono Tesla. Allora, appena si è staccata una persona, è salita subito, prima stava sugli 80... sull'ottantina, si è staccata una persona e adesso si è alzata la velocità dei kilowatt. È arrivato il mostro. È abbastanza imponente, eh? Allora, 50% di ricarica sbloccato. La sessione è sui $13, sta caricando pianissimo a 73 kWh. Io direi che è ora di andarsene, e per non perdere altro tempo prezioso. Ok, adesso liberiamo la nostra stazione preziosissima, queste altre persone che ci stanno aspettando, e si va verso Hollywood. Cybertruck nero così è cattivissimo, mamma mia che bello. Adesso
Comunque c'era, mi sono accorto adesso, questa cosa non l'ho capita. C'era praticamente a fianco a me, c'era una ragazza, stava dentro l'auto e che aveva fatto la fila e tutto quanto, non stava caricando. Cioè stava tipo con il telefono, smanettando così con il telefono, non stava caricando. Certi comportamenti, bah, specialmente per chi ha l'auto elettrica e quindi sa cosa va incontro, non li concepisco proprio. Comunque vabbè, adesso si va verso Hollywood, let's go. Niente, stai fermo al semaforo, così. Cioè per salire a vedere la fantomatica scritta, percorso la strada più simpatica, cioè quella del trail. Guardate già che aspettavo da qua, sono davvero basso, ho appena iniziato. Con questo caldo direi che è proprio l'ideale. Vediamo se riusciamo a non finire tipo sotto questi burroni qua e fare tipo l'inizio di un film americano horror. È partito che stavo più o meno tipo là sotto, non so se riesci a capire. Sto andando niente sulla luna, pare. Stupendo. Qua sta pure attenti a non andare giù, che penso se no non la racconti. Ecco, già vedo un po' di civiltà qua. Ponticello, amico. Mamma mia, che vista. I polmoni stanno per cadere di sotto, perché adesso la pendenza è sempre più alta, però finisce più incredibile. Aggiornamento, sono ancora vivo, ce la faremo. Si inizia ad intravedere qualcosa, è tutto fuori fuoco forse. Ma attenzione! Sono seguito a cavallo. Raga, panchina. Alzi un attimo lo sguardo. Panchina che punta qui. Mica male. Di qua. Una bellissima vista tutta quanta Los Angeles. Comunque questo video sta diventando il cammino di Santiago. Quello è il Griffith Observatory. Qua un altro scorcio. Mi fermo un attimo, che sennò qui il mistero si infittisce. Lì sono i cerchi nel grano. Che roba è? Vabbè, speriamo di tornare almeno salvi stasera in hotel. Wild oltre natura proprio. Ma che è sta roba, raga? Ci sembra un episodio di coso? Di mistero, quello Daniele Bossari. No, cioè, non è che è inquietante di più. Ma che cazzo è? Ma ci vanno tipo i sacrifici umani, non lo so. Boh. Questa è una bella presa a male, eh. Al centro che qua è tipo una croce. No, raga. Ma è tipo. Sono tipo dei legnetti, boh, mi stai accendendo il fuoco, non lo so, comunque non mi piace. Però ci siamo. Comunque ragazzi, ho fatto, cioè 6,35 km, praticamente tutta in salita. Ragazzi, l'avventura terminata. Sono riuscito a tornare all'auto sano e salvo, senza pizzichi di serpenti,
con gli arti ancora tutti integri. Adesso un meritato pit stop, cena spazzatura, dopo tutte le chilocalorie che ho bruciato. Dopo mi metto, anzi me la metto adesso la foto di quanto ho percorso, tutta in salita. Adesso andiamo a fare anche una piccola recensione. Gli do una seconda possibilità al famigerato fast food californiano In and Out. Adesso gli andiamo a dare un'ultima possibilità. Io già l'ho mangiato una volta, però non vi dico niente. Come fa Alessandro Borghese, se il mio voto può confermare o ribaltare il risultato. Ho tipo le allucinazioni da stanchezza, so, di troppe cazzate. Ah, dopo. Eccolo, famigerato In and Out Burger. Come? Credo sia una cosa automatica che trasporta oggetti. Sicuramente automatizza, intanto il Cybertruck lì porta in giro cose, la droga forse. Chissà cosa trasporterà questo simpatico aggeggio. Eccolo, è uno spedito, eh? Oh, io devo troppo sapere che c'è dentro, però. Dove vai il coco? Guardalo! No, dove vai? Guarda una schicchera! Oh. Spettacolo! Diciamo che le aspettative sono alte, eh! Qua lo slogan parla chiaro, adesso vedremo questo double double che è la specialità della casa. Boh! Diciamo che rispetto ad altri burger che ho provato, anche tipo Five Guys, è molto economico. Il menù questo qui con la bibita costa $11. Adesso assaggiamo un attimo, vediamo. Bello juicy dentro, devo essere sincero, è molto più buono di quello dell'altro giorno. L'altro giorno l'avevo mangiato, boh, non mi era piaciuto per niente. Mi erano piaciute solo le patate, ma adesso vediamo se le patate rispecchiano le aspettative. Le patatine, nonostante siano ovviamente fritte, risultano molto asciutte e sono davvero davvero molto buone. Panino secondo me niente di che, buono, ma non capisco tutta questo fomento, vari influencer. Vabbè, allora ragazzi, si torna verso casa, direi anche finalmente. Sto andando a un piccolo supercharger che ho lì vicino casa, sfrutto la tariffa di 38 centesimi visto che ce l'ho anche vicino casa, faccio un bel 80%, così almeno domani sto tutto il giorno tranquillo, e così almeno cerco di evitare anche quello che è successo oggi della fila più tempo di ricarica, che è proprio in vacanza, diciamo che è la peggio cosa che può succedere. In and out voto 6 e mezzo, no, 7 no. È molto pompato, strapompato, ormai è diventata un'attrazione turistica, la gente si faceva i selfie dentro, boh, io non ci trovo niente di spettacolare. Secondo me Five Guys 3-0 proprio facile. Comunque, dopo questo piccolo accenno di recensione alla Franchino Air Criminale, ragazzi, vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, a breve, brevissimo, sempre qui da Los Angeles, ormai la mia dimora, per un'altra settimana. Ciao!